Se voi non sapete che targa mettere alla vostra macchina, c'è sempre una risposta. Targare la vostra macchina Gesù. Bene, direi di cominciare la giornata con un nuovissimo Frederick Style. Vediamo, oggi parliamo di calze. Chiaramente calze estive. Allora, qui sopra abbiamo un colorito da cinquantenne superior. Esatto, tipico rotolo di carta igienica. Esatto. Esatto. Poi sotto abbiamo un permanganato di potassio. Ah beh, quel permanganato di potassio, quello cacchio, quanto è costato questo? Questo sui 20 euro. 20 euro solo il permanganato, sì, di potassio? Sì. Ah ecco. Poi abbiamo un rosso rosa. Un rosso rosa, bello, bello. In modo da attutire le varie cadute. Ah sì, perché sono... Vedete, come sono morbidissime. Esatto. Ok, poi... Sotto, poi cos'è sotto questo materiale? Abbiamo del dente di squalo. Dente di squalo, wow, esatto. Bello questo. Ma non è un po' duro il dente di squalo? No, perché l'hanno permanganato. Ah, hanno permanganato anche quello del potassio, hanno permanganato. Sì. Ah, ok. E questo? Poi sotto ci abbiamo del sangue. Sangue? Sì, perché il sangue fa capire alle persone che bisogna stare attenti al mio piede. Perché? Perché puzza. Perché se no mi tiro un calcione. Beh, direi che la lezione di Fred Style può finire qui. E ultima cosa, il prezzo totale delle calze. Non mi ricordo esattamente, penso sui $346. Ah, 346, però tutte e due. No, uno. Ah, uno solo? Sì. Se avete $346 da buttare per un calzino, contattate Frederick che vi darà le informazioni necessarie. Siamo circondati da navi nemiche e non ho gli occhiali da sole, guardate. Aida, la nostra nave è più bella, ed è più grande. Comunque non siamo mai stati sullo scivolo e questo è un grave errore, quindi rimedieremo immediatamente. Comunque adesso la nave è praticamente deserta perché sono tutti quanti giù a visitare la città. Antigua! E noi ci andiamo dopo con un'escursione, quindi abbiamo tempo di stare un po' qua senza la gente che ci rompa le balle. Niente! Apriti! Ti ho detto apriti! Oh! Buongiorno! Mentre noi eravamo qua a cazzeggiare, i nostri genitori sono andati a visitare Antigua un po', e quindi vi mettiamo un po' di video, foto che sono riusciti a fare. Nel frattempo noi continuiamo a mangiare patatine e hamburger molto salutari. Quindi oggi faremo la seconda escursione ufficiale di questa vacanza e esploreremo Antigua. Mamma mia, che coordinazione, ragazzi, rifacciamolo. Fischio, what? Antigua. Quella è l'ancora, è una bestia, non si vede nel video, è gigantosmica, è incredibile. Qualcosa da dire? Che finalmente partiamo per un'escursione. Bene, siamo sul pullman e abbiamo ovviamente i posti da bambini cattivi al in gita alle medie. Mi sentite bene? Allora, il nostro tour inizia qui a mano a mano. Se avete domande, ovviamente mano a mano.
guida locale sembra Bernice. Hai quanti pesi ti pare? Nessuno è piuttosto di Bernice. W-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-L-I. Guardate. Abbiamo fatto la nostra prima fermata e ci hanno spiegato un po' di cose. Per esempio che ci sono un sacco di palme qui che sono state importate dall'Africa assieme ai cammelli, e quindi sia le palme che i cammelli sono morti perché non sono abituati al clima tropicale, ma gli serve il clima desertico. Cos'altro aveva detto? E adesso invece vi facciamo vedere una cosa molto bella. Io adesso stiamo andando al porto a vedere le navozze giganti. In teoria ci sono degli yacht. Nelson's Dockyard. Questo è il porto. Avete presente nel primo Harry Potter che c'è uno che dietro, sulla nuca, c'ha la faccia di Voldemort? Ecco, praticamente abbiamo trovato tipo suo fratello, però dietro c'è Majin Buu. Majin Buu? Sei tu Majin Buu? Majin Buu. Io capisco che ci sono tanti tipi di palme, ma questa qui cos'è? E poi quelli sopra sembrano foglie di banano, non di palma. Ci hanno dato anche una bevanda gratis. Gratis, insomma, l'escursione l'abbiamo pagata, quindi l'abbiamo pagata, però vabbè. Abbiamo fatto il bagno, l'acqua è decisamente calda, ma è strano perché guardando queste onde qua non sembra che siano così, come dire, aggressive. In realtà sono strapotenti e quindi ti buttano a destra e a sinistra senza problemi. Comunque andiamocene, perché la sabbia per le fotocamere è un po' come le mele per i dottori. Ovviamente eravamo gli ultimi, siamo proprio delle persone odiose. Comunque adesso torniamo sulla nave. Quelle sono casse per la musica. È pieno di facce di politici in giro, perché in questo periodo, cioè in teoria settimana prossima, dovrebbero essere le elezioni. Guardate quanti! Ditemi a cosa servono così attaccati, non è che è un lavaggio del cervello. Ricordati come eravamo. Ma chi? Ricordati, quando ci vedremo la prossima volta. Siamo ufficialmente sulla nave. Adesso abbiamo una missione da fare, ovvero aprire questo cocco qui. Quindi la fase 1 sarà cercare un oggetto contundente per piaccicare, per spaccare tutto. Dovremmo andare al buffet. Secondo me troviamo qualcosa di utile lì. Tipo un coltello. Proviamo con un coltello prima. Mi stavo chiedendo, ma le persone che guidano questa nave qui hanno tipo una patente? E se sì, come hanno fatto le lezioni di guida? Cioè, nel senso, c'è una nave da crociera fatta apposta per... Allora, lo beviamo prima, giusto? Sì. Ma sembra marcio.
Ma è giallo? È marcio. Ma sembra marcio. È marcio. Tutto sto casino per un cocco marcio. Sembrava uscisse piscio da là dentro, era giallo. Che schifo. Bene, direi missione compiuta, no? No, è mollissimo. È mollissimo? Sì, di solito è duro il cocco. È Che schifo, che c***o hai tirato? E tu hai bevuto sta roba. Via, via, ciao. Adesso però c'è un altro problema. Dove lo buttiamo? Esatto, dove lo butti quello schifo lì? Vabbè, dai, cerchiamo di eliminare sta roba qua. Allora, non siamo riusciti ancora a trovare un posto dove buttarlo, però dobbiamo almeno svuotarlo, perché non si può una cosa del genere. Vai. Che merda! E tu hai bevuto sta roba! Che schifo! Ok, basta, sto per vomitare. Grande mamma, bello acquisto. No, dove cazzo lo butto? Cocchi mai più. Comunque è arrivato il momento della prima cena. Ed è arrivato anche il momento per la cena numero 2. Cena elegante. E noi siamo qua con delle camicie stropicciate. Ma non importa. Tanto siamo sfigati comunque. Abbiamo finito la seconda cena e adesso direi che la giornata si conclude qui. Noi ci vediamo domani con una bellissima escursione tra banane e rum. E niente, domani.